Francesco affronta uno dei temi a lui più cari, presentato sin dall'alba del suo pontificato, la custodia del creato, la coltivazione di ciò che è stato donato all'uomo e alla donna da Dio. Nella catechesi in piazza San Pietro, come sempre straripante di pellegrini, parla della responsabilità verso la terra e il cielo, dell'importanza di cogliere il ritmo e la logica della creazione. Riprendendo una distinzione di Benedetto XVI, richiama il legame tra ecologia ambientale ed ecologia umana, il pericolo comune di venire schiacciate da interessi economici e finanziari. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro. Il denaro, i soldi comandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, a noi, gli uomini e le donne. Noi abbiamo questo compito. Papa Francesco denuncia la cultura dello scarto, quella per cui uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo, dove la povertà, i bisogni, i drammi di tanti finiscono per entrare nella normalità. Se una notte d'inverno, qui in Piazza Ottaviano, per esempio, muore una persona, quello non è notizia. Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quello non è notizia. Sembra il normale. Non può essere quello. Il pontefice denuncia con durezza la mentalità che ha contagiato il mondo, per cui la vita umana non è più il valore primario da rispettare e tutelare. Quello che muore non è notizia, ma se passano 10 punti le borse è una tragedia. Così le persone vengono scartate. Noi le persone veniamo scartate come se fossero rifiuti. La cultura dello scarto, questa continua Bergoglio, ci ha reso insensibili agli sprechi. Il consumismo abituato al superfluo, all'avanzo, tanto che ormai non si è più in grado di dare il giusto valore al cibo. L'invito allora è alla condivisione equa e alla solidarietà, a rispettare e custodire il creato, attenti a non sprecare, ma soprattutto al bisogno di tutti gli uomini.